relativa, dicevo, al progetto, stando sempre sulla parte, come dire, carrabile. Avete visto che sono stati posizionati alcuni arredi, c'è stata una prova di posizionamento di una seduta, di una panchina all'altezza del dove era un tempo il Corto Maltese all'incirca. Ovviamente vi lascio immaginare perché nel lungomare Santeria, nel lungomare Poetto, le panchine siano blocchi parallelepipedi in pietra, in granito o comunque di grandi dimensioni, con panchine che difficilmente, anche sedute, anche la parte dove lo schienale, ma a meno che uno non vada con una ruspa, non le smonti, perché purtroppo, e lo dico in termini, come dire, non di gioia, nel valutare gli interventi bisogna anche valutare una percentuale minima, una percentuale infinitesimale di maleducati e vandali che purtroppo arrecano un danno a tutto il resto della popolazione, che la maggior parte di persone che esprimono civiltà, decoro, senso civico è che vivono i danni di pochi delinquenti. Pochi deficienti, stato in occasione della rimozione dell'asfalto, che sono stati posizionati sotto servizi molto particolari e diversi rispetto a quelli che abbiamo posizionato nel resto della città. Tanto le condotte nel centro storico, ma anche in altre realtà come queste, erano del 1920, con un problema soprattutto legato alle utenze degli scarichi fognari, dei piani terra, degli appartamenti, con un problema in occasione delle piogge di ritorno, diciamo, di cose non piacevoli all'interno delle abitazioni, nei primi piani, e odori nauseabondi anche nei piani superiori. Questo intervento consente in città, come al Poetto, la separazione delle acque bianche e delle acque nere, quindi attenua la presenza di acqua intrusa, così viene definita, all'interno della condotta, non manda in sofferenza le condotte e consente lo smaltimento dell'acqua senza che ci sia, come dire, un ritorno presso le utenze delle abitazioni private. Ho esteso in profondità, dall'altezza del twist, guardando il mare, di sabbia di colore bianca che è emersa grazie ai lavori, grazie alla pulizia dell'arenile che è stata fatta, e ha consentito di riportare in superficie la sabbia bianca. Questo perché ovviamente con l'azione del vento e dell'erosione anche la sabbia di colore grigio scuro che è stata posizionata si è dispersa in parte, è andata via, almeno nei volumi che erano stati posizionati col ripascimento. Quindi la sabbia bianca ormai la troviamo a una profondità di pochi centimetri, di poche decine di centimetri sotto la sabbia grigia. Per cui il lavoro che è stato fatto è anche quello di invertire. Cioè di fatto abbiamo invertito sotto bianca e sotto scura. Sì, scusate, sopra bianca e sotto grigia. Questo ovviamente ci ha consentito anche di fare uno studio sul Poetto per capire se l'operazione un domani sia possibile per restituire il Poetto con la sabbia bianca, che siccome sotto a 50, 40, 80, un metro a seconda delle zone c'è la sabbia bianca, questa operazione graduale, in modo semplice, senza grandi interventi eccetera, potrebbe consentire di riavere la sabbia bianca. Il cordone dunale, avremo un cordone dunale che vedete vicino all'ospedale Marino, con tutto questo sistema di microfiltraggio, di approvvigionamento idrico, cioè di fatto daremo acqua alle piante, sopra un primo strato di terra vegetale, in modo tale da consentire alle piante più importanti, di maggiori dimensioni, di attecchire,
sopra una porzione di sabbia bianca per dare un effetto di colore bianco al cordone dunale, e una sorta di juta, via, ecologica, biodegradabile, che scomparirà e verrà inglobata dalla vegetazione. Per creare un cordone dunale con la vegetazione che vedete né più né meno nelle spiagge Kiev, Vilasimius, Piscinas, che è in parte anche al Poetto, in alcune zone dove qua all'altezza della Lanterna Rossa, non è un caso che la duna sia rimasta per la presenza della vegetazione che tratteneva l'erosione, ed era anche una duna tra le più importanti presenti ancora al Poetto. Quindi la vegetazione tratterrà la sabbia, consentirà un argine per il vento. Sul versante Poetto spiaggia ci sarà una vegetazione di tipo diverso che è compatibile con la sabbia, completamente con la sabbia, senza quella terra vegetale di colore scuro che vedete oggi, che però sarà coperta un domani. Perché in quel caso sulla sabbia un tipo di vegetazione non attecchisce la tipica vegetazione che è legata alla sabbia, che però ha altezze inferiori, il giunco, quella vegetazione tipica che si vede anche al Poetto, che però è bassa, che trattiene la sabbia fino a un certo punto, però non credo. Alla spiaggia, ai bagni e ai chioschi metteremo solo delle passerelle, perché avremo qualche problema tra la balneazione e la realizzazione dei deck. Quindi abbiamo preferito farlo a settembre-ottobre, non concentrare troppo operai e lavori sulla spiaggia nel corso della stagione estiva. Questo anche per una questione di sicurezza. Wi-Fi, tutto il Poetto sarà servito dal Wi-Fi libero, senza password, accessibile a tutti, che addirittura si configura, nel senso che ognuno di noi ha il telefono e ha le impostazioni della lingua, solitamente nella lingua madre. Quindi coloro in lingua inglese, con l'impostazione nel telefono inglese, che si connetteranno al Wi-Fi, avranno come interfaccia da parte del Wi-Fi, come prima schermata, la schermata in inglese e così via. E noi in italiano, no? lo davo per scontato, a meno che uno va bene così, c'è in inglese, per fare un po' di conversation con il wifi. Sarà libero, è già presente, abbiamo potenziato il segnale, i punti già esistenti vengono aperti, ma sarà servito tutto il lungomare. L'altra questione è legata al fatto che il lungomare sarà pedonale, questo lo sapete, salvo per carico e scarico, accesso ovviamente per i mezzi di soccorso e per i residenti che hanno accesso ovviamente alle abitazioni che si affacciano sul lungomare. L'altra idea è quella di predisporre un progetto di sistemazione dei cosiddetti cadozzoni in un'altra zona rispetto al... loro sono anche disponibili, devo dire la verità. Loro sarebbero anche disponibili, adesso stiamo valutando, perché posizionandoli non molto distanti da dove sono oggi, ma in un'altra zona potremmo intanto dargli una veste più gradevole in sintonia con i chioschi, ovviamente in modo più semplice, senza voler fare cose dispendiose. Loro sarebbero ovviamente anche disponibili, si accorgono anche loro di poter erogare in questo modo un servizio migliore, di avere la possibilità anche di crescere dal punto di vista economico, e quindi una sistemazione anche di quell'area. Stiamo valutando anche, sapete poi che c'è in corso un progetto di riqualificazione da parte di un privato, di uno stabile al Cavalluccio Marino, ovviamente c'è un altro stabile dove partiranno i lavori per la riqualificazione dell'altro stabile lì al Cavalluccio Marino. E poi l'idea dell'assessore era ripristinare il labirinto che abbiamo conosciuto. È una marcorna, è l'assessore che mi ha posto questa cosa, che ovviamente rispetto alle frequentazioni del Poetto da bambino, però lo dico come battuta, l'idea è sistemare tutti i giardini, ovviamente, cioè l'idea di sistemazione, di ripristino di quello che era. Io lo ricordo altissimo questo labirinto, che alla fine altissimo non era.
ero io che diciamo ero io che ero più basso, mi ero perso, spaventato, insomma. Arianna mi ha consentito di trovare la strada, ma l'idea è riqualificare completamente il giardino, cioè diciamo, l'ho fatta molto lunga. È chiaro che si deve percorrere a 30 km orari, la possono percorrere i disabili che guidano l'auto? È possibile? Inoltre, i famosi sette stabilimenti a cui facevano riferimento le persone con disabilità, perché da lì potevano arrivare agevolmente fino, sì, mi riferisco ai vari golfi degli angeli, ci saranno ancora? Ci sarà ancora la possibilità di avere passatoie fino alla riva del mare, insomma tutte queste cose qui. Ovviamente saranno necessari degli stalli vicini, perché non si può fare lunghe percorrenze dei disabili dal punto di dove parcheggiano fino alla spiaggia. No, per carità, non è che torniamo indietro addirittura, ci mancherebbe altro. Sapete che in città uno dei lavori più importanti che stiamo facendo assieme alla consulta per i disabili nell'eliminazione delle barriere architettoniche, nell'eliminazione dei pali. Io capisco che ci sia stato qualcuno amante della proliferazione del palo in città, ma non so se voi avete notato quanti pali sono stati disseminati nel corso degli anni in città, e non so quanti abbiano notato quanti pali ho fatto eliminare dal largo Carlo Felice, ad esempio. Ve lo ricordate il largo? Sull'alto destro, salendo, lo vedete ancora, tutti i pali verdi, belli, tondi, grandi, non si vedeva più il castello, si vedeva il palo verde. Addirittura il palo in mezzo al marciapiede, per cui non una persona con disabilità, ma una persona, come dire, né più né meno, che avesse deciso di oltrepassare, diciamo, passare da una parte all'altra, non aveva la possibilità se non scendendo in strada. Purtroppo è una sottovalutazione fatta nel corso degli anni che comporta oggi spese. Ed è una cultura che va modificata anche dal punto di vista delle imprese. Lo dico perché l'ultimo momento in cui abbiamo perso le staffe, la pazienza e qualcos'altro insieme all'assessore è quando un'impresa, non vi dico chi e non vi dico neanche dove, ha deciso che il disabile, in quel caso era con una disabilità visiva, dovesse semplicemente arrivare in un marciapiede e dopo, come per miracolo, riacquistare la vista nel marciapiede opposto, nel senso che stessi lavori, stesso cantiere, stesso intervento, a destra c'era il percorso tattile, a sinistra non c'era il percorso tattile. Ovviamente sono tutte segnalazioni, adesso li stiamo facendo ripristinare, metteranno questo in generale in città. Ovviamente il Poetto è una parte molto importante della città, soprattutto in relazione alla frequentazione della spiaggia. L'idea è, e adesso tracceremo anche gli stalli, per adesso in maniera provvisoria, ovviamente poi una volta ultimati i lavori in maniera definitiva, intanto in tutte le testate, cioè nella zona più vicina alla spiaggia, prendiamo come esempio questa traversa, sì. Poi possiamo ripetere l'esempio n volte quanto le altre traverse, avere alcuni stalli per i disabili e alcuni stalli rosa che seguono. La signora ha detto per le mamme. Per le donne incinte. La signora donna incinta? No. No, niente. Allora per i bambini. Cioè il nonno qualche volta porta il bambino. Che la nonna porta il bambino. Il papà, se porta il bambino o la bambina a fare commissioni o a comprare delle cose, segue il bambino. Cioè fino al compimento di un anno, del secondo anno d'età, il bambino ha diritto
ad avere uno stallo riservato. Ovviamente dovevamo scegliere un colore, allora farlo rosa e celeste era un'arlecchinata. Ma soprattutto questa cosa degli stalli rosa è l'unico stallo che viene è l'unico stallo che viene rispettato. Non so per quale motivo è l'unico stallo, mentre uno parcheggia nello stallo per i disabili, questo rosa non so perché, ma non abbiamo segnalazioni, cioè sono liberi. Deve essere, chissà che cosa scatena. Probabilmente paura delle donne, dice la signora, può essere paura di essere scambiati per donna, non lo so. Il parcheggio del lungomare, che era diciamo lo sfogo principale dei baretti, verrà a mancare e sarà ovviamente tutto sulle vie interne dell'Ausonia, inevitabilmente. Voi avete previsto come lei ha detto, i parcheggi dei residenti. I parcheggi dei residenti della zona dell'Ausonia hanno, sono bianchi come per legge previsto, ma hanno una scritta residenti, queste sono le dimensioni, e questa è l'altezza della scritta. Quindi se un cristiano parcheggia su quel parcheggio e si prende la multa, messo che ha qualche scusante. Seconda cosa, ho qui un elenco, che non le mostro, di chiamate ai vigili urbani a tutte le ore del giorno e coso, segnalando la presenza di auto senza il contrassegno del residente. Ho il sospetto che i vigili urbani non la amino, perché ho registrato tutta una serie di risposte e commenti, ovviamente. Sì, no, ho il sospetto, perché esatto. L'ultima di ieri era tanto che i cartelli non sono validi e che quindi loro non ci vengono comunque, perché un altro problema che le pongo un altro problema, che ad esempio lei ha parlato di stabilimenti militari. Noi abbiamo avuto anche l'anno scorso la spiaggia chiusa perché c'era la storia dell'amianto. Ovviamente è doveroso farlo, eccetera, eccetera. Stride però il fatto che fosse chiusa lo spiaggio, dalla spiaggia, dalla Quinta fino al Lido, e avessimo lo stabilimento balneare che faceva esercitazioni di balneazione in spiaggia con ombrelloni aperti, loro entrati, loro in spiaggia e noi fuori. E quando appunto io ho preteso il passaggio nello stabilimento, mi è stato detto che quello era un centro di esercitazione. Io ho detto in nessun modo, sono passato comunque, però voglio dire, questa è la ragazza. Quindi sono cose a cui noi siamo ovviamente molto sensibili, il problema di riuscire effettivamente a fare in modo che i vigili urbani facciano il lavoro che devono fare. Quelle persone sono assunte solo ed esclusivamente per fare quello. Perché i vigili urbani oggi hanno, non a caso non si chiamano, si chiama polizia locale, non sono più i controllori del traffico, hanno una disciplina, una norma che li equipara, li avvicina molto alla polizia, quindi hanno compiti molto simili alla polizia, vivono il controllo del traffico come una diminuzione del ruolo. Anche questo aspetto, cioè io non sottovaluto gli aspetti culturali, l'approccio, la storia del o l'inversione che si è avuta e la percezione di essere ritornati a svolgere il ruolo di vigili e controllori del traffico di un tempo. Per ovviare a tutti questi aspetti, anche giusti se volete, insomma i nostri vigili svolgono funzioni di supporto al Palazzo di Giustizia, al Tribunale, nelle indagini, svolgono funzioni per la sorveglianza edilizia, svolgono funzioni di altissimo livello di polizia amministrativa, svolgono funzioni di intervento nel caso di aiuto e ausilio a carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, svolgono funzioni di vario genere, anche di controllo notturno, caso più unico che raro in Italia. Quindi tutto questo ha determinato che la percezione oggi della polizia locale, dei nostri vigili urbani,
loro stessi, anche perché la norma lo dice, si considerino un'altra cosa rispetto ai vigili che controllavano il traffico un tempo. Il vigile di Alberto Sordi, dice, no? A questo punto, più che chiedere avere l'ausilio di altre forze nella polizia municipale per poter intervenire su alcune caratteristiche legate alla maleducazione, a tanti aspetti, probabilmente potrebbe essere una soluzione.